Buongiorno, ben trovati ancora una volta con la trasmissione Pillole di Politica, 5 minuti con il consigliere comunale Filippo Giacobbe. Ringrazio sempre la nostra testata giornalistica Telenicosia che mi mette a disposizione questo spazio. Oggi parleremo di un argomento posto all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, dove sostanzialmente c'è stata una proposta da parte di chi vi parla inerente al rilancio territoriale in tema di turismo. Voglio fare una premessa. Sempre più spesso sento delle proposte di organizzazione, di riorganizzazione, per meglio dire, di valorizzazione del territorio. Bene, io vorrei dire a chi ci ascolta che sin da lontano 2002, e ho i documenti per provare questo perché ormai tutti voi mi conoscete e sapete che io quando parlo parlo solo con documenti alla mano, all'epoca ero consigliere comunale. E lanciai l'idea di fare una convenzione promozionale turistica ricettizia di ricezione del territorio di Nicosia per quanto riguarda anche il percorso enogastronomico con il comune di Sperlinga. Nel 2002, pensate bene, siamo il 2023, quanti anni ci saremo trovati in avanti? Grazie a questo spazio televisivo io sto riscoprendo l'entusiasmo di comunicare ai cittadini le proposte da avanzare e poi di comunicare anche, come abbiamo fatto nella puntata precedente, dove le proposte rimangono ferme. Quindi non è vero che le cose non si possono fare, non è vero che gli altri sono più avanti di noi, che gli altri sono migliori di noi. Personalmente ho riscontrato che abbiamo avuto alcune intuizioni sul territorio nicosiano che non hanno nulla da invidiare ad altri territori. Dovremmo semplicemente trovare la sinergia ed evitare di andare in maniera sparsa che ciascuno di noi voglia pensare di primeggiare e invece fare un lavoro di unione. Ecco, in questa direzione ho presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale che riprende un finanziamento messo a disposizione dalla Regione Siciliana, che qualcuno di voi probabilmente già ha conosciuto, che è il bonus vacanze 2023. Intanto diciamo che il bonus vacanze 2023 è stato già rifinanziato perché era già un'iniziativa del governo Musumeci ed è stato poi rifinanziato dal governo Schifani. Cosa dovremmo fare noi a livello territoriale? Noi a livello territoriale dovremmo costituire un piccolo gruppo formato da due o tre persone, io ho inserito nella proposta che si è formato da tre consiglieri comunali senza alcuna indennità. Questo è un lavoro che dovrebbero fare gli uffici di promozione del territorio. E ricordo sempre a me stesso e a tutti i concittadini che nell'anno della canonizzazione Filippo Giacobbe che vi parla è stato il primo a istituire un ufficio turistico. Quando pensate, pensate, comuni vicignori, ben molto più blasonati di noi, a detta di alcuni miei cari concittadini, non ne sapevano neanche l'esistenza dell'ufficio turistico. Bene, oggi l'ufficio turistico dov'è? L'amministrazione e il rappresentante legale che ci governa in questi 8 anni per valorizzare il territorio cosa ha fatto? Un bel nulla. L'ufficio turistico è ridotto ad una stanzetta dove non c'è nessun personale a disposizione, dove non c'è nessuno che fa promozione turistica. Quando vengono dei cittadini da altre cittadine vicinori o quando ci sono delle organizzazioni, tutto viene lasciato all'improvvisazione. Bene, io ho proposto in passato il forum delle associazioni, ma che il forum delle associazioni non venga gestito in maniera simpatica o in maniera politica, ma che venga gestito in maniera strutturale per la valorizzazione del territorio, indipendentemente dal contributo oppure dalla stanzetta offerta a titolo gratuito perché magari, non lo so, tagliano una pianta oppure, non lo so, vanno a ripulire un alberello oppure fanno qualche altra iniziativa lodevole. Il turismo è una cosa seria, la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico è una cosa seria. Bene, con il punto posto all'ordine del giorno, io ho voluto e voglio fortemente che il Consiglio Comunale dibatta da questo punto di vista. Proponiamo
proponga delle iniziative, ci siano dei referenti, i quali siano indicati inizialmente nel numero di 3 consiglieri comunali, e poi questi 3 consiglieri comunali si debbono fare parte attiva sul territorio, perché pensate, le deleghe per la promozione turistica sono assegnate al rappresentante legale, ma io francamente iniziative non ne ho viste, e quindi oggi devo sottolineare amaramente che non c'è un progetto generale di rilancio del nostro territorio che ci veda uniti ad altri comuni per far restare il turista a Nicosia, per far restare il cittadino che viene fuori, perché solo così possiamo creare economia. Non può essere la manifestazione dove ci autocelebriamo e praticamente alla fine della manifestazione siamo tutti bravi, premiamo tutti, il rappresentante legale, l'assessore, i componenti, il direttivo. Bene, non è questa l'economia di rilancio di Nicosia e del suo territorio. L'economia è un'altra cosa. Quindi io vi invito a rivedere chi ha avuto la possibilità o non ha avuto la possibilità di seguire il Consiglio Comunale dove è stato posto questo tema all'ordine del giorno, ovvero la seduta del 12 di giugno, e vi invito a leggere con molta attenzione la proposta da me formulata, e anche su questo vi darò riscontro nelle prossime puntate per sapere e capire ognuno di voi come è andata a finire. Grazie, e con questo vi saluto.